Facilitare i canali comunicativi e riannodare il filo dei rapporti sociali e acquisire fiducia negli altri sono solo alcuni degli obiettivi che si prefigge il progetto di inclusione sociale Volontart, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero delle Politiche Sociali, i cui risultati sono stati presentati nella sede della Regione Abruzzo in via Passo Lanciano, tra gli altri dall'assessore quaresimale e da Serenella Di Michele, responsabile del progetto Volontart. Il progetto Volontart è un progetto che mette in atto il patto educativo di comunità, ovvero l'intervento di realtà pubbliche come per l'appunto la Regione Abruzzo, il Ministero delle Politiche Sociali che hanno finanziato l'iniziativa, le istituzioni scolastiche che hanno partecipato nella rete di progetto ad enti del terzo settore, nello specifico l'Associazione Didattica Teatrale per la parte del teatro, l'Associazione Will Clown Abruzzo per la parte della clowneria e l'Associazione Ennio Flaiano per la parte dei laboratori di cinema. Infatti il progetto è stato costruito nella volontà di operare con utenti sia bambini della scuola dell'infanzia e primaria che detenuti della casa circondariale di Chieti in un progetto di educazione permanente, ovvero attraverso arti performative, teatro, cinema, clownerie, l'attivazione di laboratori che hanno permesso a 600 ore di laboratorio tra quelli dei bambini e quelli dei detenuti, che hanno permesso agli utenti per l'appunto di entrare in contatto con le proprie emozioni e sviluppare tutte le competenze dell'intelligenza emotiva. Tutto questo in un periodo molto particolare come quello che abbiamo vissuto. Il progetto è stato attivato da gennaio 2021, quindi un momento in cui la nostra regione era con il suo bollino rosso e un momento in cui il distanziamento virale si era già concretizzato in un vero e proprio distanziamento sociale. Abbiamo voluto conservare le nostre 600 ore di attività in totale presenza e questo è stato possibile grazie alla risposta attenta delle istituzioni scolastiche, del carcere che ci hanno permesso di entrare.